l'ultima sosta per le nazionali ha sconvolto il Barcellona per l'infortunio di Gavi. Un KO che potrebbe indirettamente toccare anche la Juventus. La Juventus si prepara a tornare in campo nel big match del prossimo fine settimana contro l'Inter. Prima andrà mandata in archivio una sosta per gli impegni delle nazionali che ha fatto l'ultima vittima illustre. La partita delle qualificazioni europee fra Spagna e Georgia ha fatto registrare il grave infortunio occorso a Gavi, centrocampista del Barcellona che ha incassato la rottura del legamento crociato anteriore uscendo in lacrime dal campo. Un KO pesantissimo che costringerà il club di appartenenza anche a guardarsi intorno. Il City de la Fuente ha ammesso: è un momento molto duro, molto difficile, soprattutto per il nostro giocatore, ma anche per il Barcellona, la federazione, la nazionale, i suoi compagni di squadra, per me. Siamo sconvolti, infortunio pesante, quindi che indurrà i Barca a muoversi sul mercato già a gennaio a caccia di un sostituto almeno per coprire il periodo di lunga assenza. Tra i nomi accostati al club catalano anche un obiettivo della Juventus. Il Barcellona cerca il sostituto di Gavi, occhi su Fermiren. Il KO di Gavi spinge dunque il Barcellona a cercare un altro centrocampista, e dalla Spagna formulano addirittura una tripla ipotesi per gennaio. Secondo quanto evidenziato da Fichajes.com, il club catalano starebbe considerando tre possibili candidati nel mercato invernale: l'argentino Guido Rodriguez del Real Betis, il belga Arthur Vermeeren del Royal Antwerp, l'Anversa, e il brasiliano Gabriel Moscardo del Corinthians. Giocatori con età e caratteristiche diverse ma che potrebbero far comodo a Xavi. Tra i tre spicca soprattutto Vermeeren, che era stato accostato anche alla Juventus nelle scorse settimane, e che in Champions League con il suo Anversa sta curiosamente giocando proprio contro il Barcellona, squadra che ha incrociato nel girone e con cui ha perso 5-0 giocando tutti i 90 minuti. Juve Sancho? Le condizioni perché l'affare decolli. Già a gennaio, non di soli centrocampisti vivrà il mercato di gennaio della Juve. I bianconeri infatti, pur avendo come priorità quella di rimpolpare un reparto ormai scevro di Fagioli e Pogba, sono attenti anche a rinforzarsi in altre zone del campo. Una necessità che ha sollevato Max Allegri è quella di avere un esterno di fascia, qualcuno che sappia puntare gli avversari, superarli e imbeccare gli attaccanti. Un giocatore offensivo che possa permettere soluzioni diverse, combinandosi con Chiesa e le punte. Qualcuno come Jadon Sancho. La Juve c'è sul giocatore del Manchester United, che è stato proposto qualche settimana fa. Le qualità dell'inglese sono conclamate, come il momento di crisi che sta attraversando da qualche tempo. Il classe 2000 quest'anno conta solo 76 minuti giocati. E, si sa, per giuntoli crisi spesso fa rima con opportunità. Ai tempi del Napoli, l'attuale capo dell'area sportiva juventina fu bravo a sfruttare contingenze esterne per strappare a prezzo di saldo quel Kvaratskhelia che poi è diventato uno dei suoi colpi più rinomati. Per Sancho la situazione è certamente diversa, come i costi e la fama del calciatore, ma un pensierino all'ex Borussia Dortmund, alla Continassa, lo stanno facendo. Cifre il club è alla finestra e aspetta. Nelle ultime ore non sono stati registrati grossi passi avanti o sviluppi inattesi. La Juve sa che converrebbe allo stesso United scaricare un giocatore che si è rivelato un flop all'Old Trafford e quindi resta ferma sulle sue posizioni. Starà agli inglesi aprire alle condizioni juventine,
un prestito, senza obbligo, con i due terzi dello stipendio, percepisce 20 milioni di euro netti a stagione, pagato dalla squadra di Ten Hag. Tornare al Borussia Dortmund resta l'opzione che più gli aggrada, ma la possibilità di giocarsi le sue chance in un club come la Juve potrebbe spingerlo a rivedere le sue posizioni. Per lo United, Sancho è un problema da risolvere nel minor tempo possibile, per la Juve una ghiotta occasione di mercato. E a gennaio le due volontà potrebbero venire a collimare. Insomma, alla Juve fiutano il colpaccio. Rivitalizzare un talento disperso e mettere le ali per la lotta scudetto che entra ora nel vivo.